Nuova dopo 23 anni, ma questa volta in un formato contemporaneo e molto di moda. Un piccolo B-SUV. Molti di voi storceranno il naso, partiranno i commenti qua sotto, non è come la cupettina del 97, bla bla bla. È vero, ma solo in parte. All'esterno i richiami alla cupettina su antenata sono tantissimi. Partiamo dal faro a goccia, il cofano bombato, i fianchi pronunciati e i cerchi grandi. L'idea dei designer Ford è stata quella di creare un SUV di segmento B che avesse dei tratti riconoscibili ed unici. Unicità che si ritrova nella firma luminosa LED dei fari anteriori che ricordano la supercar di Ford, la Ford GT. Oggi io e Andrea siamo saliti nelle montagne intorno a Sestriere per provarla e raccontarvi nuova Puma. La base costruttiva è qualcosa di già ben visto e soprattutto apprezzato in casa Ford. Parliamo del pianale della Fiesta, il quale è stato allungato di una decina di centimetri nel passo, sono state allargate le carreggiate ed aumentata l'altezza da terra. Tutto questo per dominare maggiormente la strada. Lo spazio a bordo aumenta in tutte le direzioni, soprattutto per quanto riguarda i passeggeri seduti nel divano posteriore e il bagagliaio. Oggi proviamo due versioni di nuova Puma. L'elegante crossover Titanium, quella che sto guidando io, un entry level già molto ricca e la sportiva top di gamma, la ST Line X. Ford ha inaugurato con nuova Puma il processo di elettrificazione che andrà a interessare tutta la gamma. Per questo motivo su Puma debutta un'inedita versione elettrificata del noto e pluripremiato 1000 tre cilindri turbo EcoBoost con potenze da 125 e 155 cavalli. Chiariamolo subito, non si tratta di un full hybrid, ma semmai di un mild hybrid, ovvero di un ibrido leggero, un ibrido a bassa implementazione nel quale una piccola batteria da 48 volt alimenta un alternatore reversibile che funge da motore elettrico a seconda delle esigenze e può dare supporto al motore termico per abbassare i consumi in fase di spunto e in fase di ripresa, oppure in frenata e in rilascio andare a recuperare energia preziosa che verrebbe dissipata dall'impianto frenante. È un sistema che dal punto di vista del recupero dell'energia permette di essere veramente molto efficiente e quindi dare un supporto netto, un boost, una spinta netta in termini di coppia e di potenza al motore. Parliamo di circa 50 Newton per metro e in questa maniera aumentare la già ottima briosità del 1000 tre cilindri turbo e dall'altro diminuire il più possibile i consumi di carburante attraverso la nuova strumentazione digitale da 12,3 pollici che debutta su Puma per la prima volta. Il guidatore può controllare in ogni momento il funzionamento di questo sistema MEV attraverso l'indicatore ibrido. Ora stiamo scendendo lungo le montagne di Sestriere, sono in rilascio, quindi il sistema MEV va a utilizzare questo piccolo motorino elettrico trascinato dalle ruote per recuperare energia che verrebbe diversamente dispersa tramite la frenata sotto forma di energia termica, quindi calore prodotto dall'impianto frenante. Nella versione da ben 155 cavalli, il piccolo 1000 tre cilindri mild hybrid sfodera una grinta veramente sorprendente. Considerate che arriva ad avere le prestazioni del motore di stessa potenza del 1500 EcoBoost da 150 cavalli già montato su altri modelli della gamma Ford, mantenendo però i costi di gestione e anche i costi di manutenzione di un 1000. La vera chicca del sistema mild hybrid che lo avvicina al mondo ibrido vero e proprio, quindi a un sistema full hybrid, è lo start and stop in movimento. Ad esempio, in questo momento mi sto avvicinando ad una rotonda. Una volta che ho la velocità diminuisce sotto i 20 km orari, il sistema mild hybrid da solo spegne il motore termico. In questa maniera, ovviamente, più il motore termico rimane spento, minori saranno consumi di emissioni inquinanti.
e non appena stacco la frizione, il motore termico è fatto ripartire in maniera istantanea, senza sussulti e vibrazioni, dal motore elettrico, quindi dal sistema cinghia che è movimentato dal motore elettrico. Come già accennato, la Cupa del 97 era una cupettina davvero divertente da guidare e dal carattere sportivo. Gli ingegneri Ford hanno messo anima e cuore sul progetto per rendere la nuova Puma divertente quanto la vecchia da guidare. Nonostante il baricentro sia più alto, nonostante le ruote più grandi, l'avantreno è ben piantato a terra, la macchina ha poco rollio e nonostante dietro sia un semplicissimo ponte torcente, riesce a seguire fedelmente la traiettoria impostata con agilità anche quando si alza il ritmo. Telaio, sospensioni e sterzo sono tutti tarati in maniera solida per dare piacere di guida, prontezza e progressione che si raffigura in maniera scenografica tramite le 5 modalità di guida visualizzate nella strumentazione digitale: normale, eco, sport, bassa aderenza e sterrato. La vera chicca di questa nuova Puma sta dietro, nel bagagliaio. Si chiama Mega Box ed è un contenitore di ben 73 litri nascosto sotto il piano regolabile. Permette di caricare oggetti di lunghezza pari o inferiore di 115 cm, come ad esempio un passeggino, una pianta o un set di mazze da golf. La parola d'ordine nello sfruttare lo spazio è praticità, tanto che gli ingegneri Ford hanno pensato di dotare il Mega Box di un rivestimento in gomma facilmente lavabile con acqua, la quale può defluire attraverso un'apposita botola. All'interno, semplicità e sobrietà la fanno da padrone. La plancia è qualcosa di già in parte visto con Fiesta. Visto e già apprezzato, infatti, troviamo materiali soft touch in tutta la parte alta della plancia, ma con inserti particolari che cambiano a seconda delle versioni. Ad esempio, su questa versione ST-Line X, la strumentazione digitale da ben 12,3 pollici, il volante tagliato in basso con impuntura a contrasto e rivestito in pelle, i sedili a loro volta rivestiti di pelle e tessuto con cucitura a contrasto, la pedaliera sportiva, il tetto che ha questo interno scuro e tutti gli inserti sulla plancia, in questo caso sono in carbon look a rilievo, sono tutti elementi che donano carattere e sportività a questa versione. Non da meno, sulla versione Titanium, guidatore e passeggero possono essere coccolati da un fantastico massaggio lombare sui sedili. Anche questo è una primizia del segmento. Oltre al piacere di guida, però, Ford ha sempre chiara e bene in mente quella che vuole essere una dei target di ogni progetto, quindi la sicurezza. Per questo motivo, nuova Puma offre di serie su tutta la gamma pre-collision assist, ovvero frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, limitatore di velocità intelligente, mantenimento della corsia attivo, monitoraggio della stanchezza del conducente, nonché il riconoscimento dei segnali stradali. Sono tutte tecnologie offerte di serie per la sicurezza attiva e questo ha permesso a nuova Puma di ottenere nei severi crash test Euro NCAP 5 stelle, ovvero il massimo dei voti. Sicurezza che può essere portata ad un livello ancora maggiore con il Co-Pilot Pack, che per soli 1000 euro aggiunge cruise control adattivo con radar e cross traffic alert e active braking, parcheggio semi-automatico, retrocamera con visuale a 180 gradi. In caso di cambio automatico si arricchisce ancora con il lane centering, ovvero il centraggio della corsia, abbinato al cruise control adattivo e alla funzione di stop and go del cruise, con ripartenza automatica in caso di coda. Tutte queste sono tecnologie di assistenza alla guida che fanno sì che la nuova Puma sia tra le poche auto della categoria di guida autonoma di livello 2. Non da ultimo, un passo verso il futuro, il Local Hazard,
una tecnologia che si basa sul 4Pass Connect e che, sfruttando la rete 4G, è in grado di segnalare ad altri veicoli connessi eventuali anomalie di percorso, come può essere una macchina in contromano, un veicolo in panne, una grandinata o vento forte. Di cose da dire ce ne sarebbero ancora tante. Vi invitiamo a lasciare un commento qui sotto e raccontarci cosa ne pensate di Nuova Puma. Cosa vi resta da fare adesso? Venite in concessionaria, prendete le chiavi e ricredetevi sulla nuova Ford Puma. Vi aspettiamo!